28 aprile 2018, San Siro, Inter-Juventus, partita decisiva per l'assegnazione del titolo. Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto nella testa e non sai più e non riesci a capire se la vita è bella perché la Juventus vince o viceversa. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi, mi sono incazzato per la Juventus quando forse non avrei dovuto incazzarmi o avrei dovuto incazzarmi per altre cose, ho preteso troppo dalla gente che amo. Ok? Va bene tutto, ma non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro. Ma come fai a capire quando mancano 3 minuti alla fine e nella partita decisiva del campionato stai sotto 2-1 a San Siro contro l'Inter e poi in 3 minuti ribalti il risultato e ti trovi sopra 3-2 e ti guardi intorno e vedi tutte quelle facce, migliaia di facce, stravolte come te per la tensione. La speranza, la paura che diventa gioia al 3-2 di Higuaín, tutti completamente persi, senza nient'altro nella testa. E poi il fischio finale dell'arbitro e tutti che impazziscono, e in quei minuti che seguono tu sei al centro del mondo, e il fatto che per te è così importante, che il casino che hai fatto è stato un momento cruciale in tutto questo, rende la cosa speciale. Perché sei stato decisivo in tutto questo, come e quanto i giocatori. E se tu non ci fossi stato, a chi fregherebbe niente del calcio? E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente. C'è sempre un'altra stagione. Se perdi la finale di Coppa e quindi di Champions in maggio, puoi sempre aspettare il girone a settembre. Che male c'è in tutto questo? Anzi, è piuttosto confortante. Fino alla fine, forza Juventus.